Salve, signori cari, sono sorella, nostra signora. Allora, avete sentito che meravigliosa spiegazione nell'ultimo messaggio della famosa frase figlio di puttana? Avete sentito che gli angeli che seguono gli ordini di Dio altro non fanno che guidarci secondo una precisa legge, quella di Dio, che spesso non è amata dagli uomini, ma solo Dio sa il perché di ogni cosa. Ora sapete che la madre, cui viene citata in quella frase, non è colei che vi ha partorito. Non a caso si dice che di mamma ce n'è solo una. Ecco a chi era riferito, la madre di Dio. È risaputo, nel Vangelo sta scritto, i figli non sono vostri, sono i miei, ve li ho solo prestati. Ecco, forse ora, attraverso i vari insegnamenti che sempre vi trasmettiamo, sono sicura che voi pian piano saprete ricollegare ogni cosa. Non a caso, figli cari, per specchiarsi serve una buona luce. Se non c'è la luce, non ci si può specchiare. E a tal proposito, rileggendo il terzo segreto di Fatima, proprio all'inizio, questo rispiega. Là dove dice, vedemmo un angelo con la spada incendiata, sembrava volesse incendiare il mondo, ma a contatto con Nostra Signora tutto si placava. Vedemmo una luce, vedemmo come tutti passavano davanti. Vedete, la luce che arriva attraverso di me fa sì che ognuno di voi possa specchiarsi, possa riconoscere nel divino insegnamento. So che spesso certe logiche a voi non piacciono, ma abbiate fiducia, abbiate fede, non a caso si dice solo Dio sa. Dio ama le sue creature sopra ogni cosa e come ogni buon genitore vuole sempre il meglio per noi. Ora, ciò che è meglio a noi non piace, ma vi assicuro, fidatevi, quando un giorno saprete andare fino in fondo al mistero della vita, lì riconoscerete quanto è grande e giusto l'amore di Dio verso ogni creatura. Ed ora ascoltiamo insieme il messaggio. Sono o non sono Dio? Allora, non lo si poteva né dire né dare. Ma adesso come adesso vi vediamo svegli e per niente rincoglioniti, così come lo eravate un tempo non lontano. Ho visto persone soprassedere all'ultimo così tanto ma tanto agognato messaggio? No. Si stanno muovendo in molti. Molti intellettuali, e non solo, da ogni parte del mondo, o dal mio e o vostro mondo, perché ritengono che questa pagina sia magica. Lo dicono ormai in tanti, e tanti fremono per poter parlarne apertamente. Uno dice, ma perché? Non si sente niente?
Così si deve fare, figli adorati. Nel dire che non cade foglia che Dio non voglia, era ed è così inteso. Fin quando Nostra Signora non si sente pronta per affrontare il mio e il vostro mondo, nulla si muove. Eppure, se fosse per certe persone, ci sarebbe già sul buio interiore, no? Quello lo fanno ogni qualvolta che gli individui vengono a contatto con la Divina Sapienza. Ma se si lasciasse fare gli individui, lei sarebbe da mo' profanata. Ma Dio la cela sotto le sue ali, figli cari. Lei è la donna di cui ne è pieno il Vangelo. Lei è colei che, benedetta tra le donne, risveglia l'umanità con la sua luce che proviene da secoli e secoli di sofferenza umana. A tal proposito, vi vogliamo raccontare la vera storia di Ippocrate. Forse voi ancora non lo conoscete per ciò che fu e lo è. Ippocrate era un medico? No. Di più, era un massone che nelle sue segrete era sempre ben intenzionato a far del bene ad altre persone. Oppure, chiamiamolo così, era il più grato a Dio dei doni ricevuti nella vita e o durante le molteplici vite. Egli giurò a se stesso di curare sempre e sempre meglio le persone che tanto, tanto amava, tanto che Dio, vedendolo così ben intenzionato, e seguì il suo desiderio. Tu avrai doni su doni. Anche chi crede e o crederà in te avrà la vita eterna. Avete capito, figli cari, di chi ho parlato? Ebbene sì, quell'Ippocrate fu in una delle tante vite Nostra Signora. Ed ecco perché qui si specifica le persone che lui tanto amava. Lui tanto ama tutte le creature. Sono Alan Kemp e Sir François, figli adorati. Vi abbiamo citato questa storia. Sapete perché? Chiunque crede in me avrà la vita eterna. E senza che scomodate Nostra Signora, là nel vostro cuore sta scritto ciò che siete. Se siete così generosi e così autentici, spiegatelo voi stessi. Perché non mi libero dal fardello che portano i soldi? Non sapete che il denaro è l'oro del diavolo? Non sapete che se i soldi li trattenete per voi, per paura del domani, Dio vi maledice? Non avete visto che sta scritto anche nella parabola dei talenti? Colui che li ha nascosti per paura di perderli, colui fu maledetto e gettato nella notte, nello stagno ardente di fuoco e zolfo. Ora uno mi può dire, già, tu fai bello a parlare, perché non sei qui con noi? Tu
Non conosci la realtà del quotidiano vivere? Sì, figli cari, che la conosco. Sono io, sono Dio con voi. Io sono in mezzo a voi. E faccio anch'io fatica ad arrivare in mezzo al mese, non in fondo. Ma sapete cosa vi dico? Non ho mai, e poi mai, mai avuto così tante, ma tante ricchezze. Amen no, ma alleluia sì. Eh sì, figli cari, questo è il mistero che pian piano vi sto svelando della fede. Abbiate fede in Dio e nulla vi mancherà. Sta scritto, vero? Non abbiate paura per il domani. Anche gli uccellini trovano da mangiare. Riflettete, figli cari, riflettete. Meditate. Meditate fino in fondo queste meravigliose spiegazioni e sarà per voi la liberazione dal vostro carcere, ovvero dai vostri timori interiori. Ricordatelo, Dio ama le creature sopra ogni cosa e qualsiasi cosa vi dice, ascoltatelo. Sarà, ripeto, la liberazione del vostro carcere interiore, perché non c'è peggior carcere di quello interiore. Alla prossima, figli cari. E come sempre vi dico, se questi insegnamenti trovano in voi quel pane che vi sazia, così come gratuito l'avete ricevuto, gratuitamente donatelo. Alla prossima, figli. E grazie. Grazie sempre per la vostra fede.